Buongiorno, oggi siamo con Valeria Palumbo, che è una giornalista e storica delle donne e di cui abbiamo parlato spesso su Dolz anche per alcuni libri che lei ha scritto. Recentemente ne ha scritto uno nuovo di cui vorremmo che lei ci parlasse, che parla della letteratura al femminile o quantomeno di come è cambiata la letteratura al femminile in Italia da Alda Merini in poi. Ciao, ciao Valeria, come stai? Bene, grazie. Ciao. Dunque, fammi fare subito due precisazioni. In realtà, più che come è cambiata la letteratura, io ho raccontato come la letteratura femminile abbia raccontato la storia delle italiane, cioè di come quello delle scrittrici italiane sia stato un altro racconto della nostra storia e che un racconto peraltro che si è rivelato molto più vicino alla realtà di quanto il racconto maschile dominante non fosse stato. L'ho fatto mettendo a confronto i dati e le realtà raccontate dalle scrittrici con le statistiche, con i dati economici, storici, sociali, effettivi. Per questo posso dire appunto, ci hanno preso più le scrittrici di quanto non ci abbiano preso gli scrittori. Dopodiché il percorso inizia sostanzialmente con l'Unità d'Italia e quindi l'Alda Merini aveva da venire, Era da venire. sì, fino più o meno agli anni 70. E quello che è interessante è proprio questo, nel senso che la scuola italiana ancora continua ad escludere le scrittrici, come dire, dal canone, dalla narrazione, dall'insegnamento. Anzi, devo dire che rispetto a quando sono stata a scuola io ce ne sono ancora di meno. Noi almeno, come dire, Elsa Morante, Grazia Deledda e Natalia Ginzburg le avevamo di Certo. prassi. Adesso scopro che invece ogni tanto non ci sono nemmeno loro. Detto questo, nonostante questa esclusione, invece la loro presenza è stata costante fin dall'Ottocento e questa è sempre stata una delle mie domande: perché dell'Ottocento italiano non studiamo le scrittrici? E quale sarebbe il motivo secondo te? Perché non ci sono o perché non ne hanno voluto parlare? Allora, ce ne sono moltissime e alcune di strepitoso valore, non è che non ne hanno voluto parlare. C'è una forma mentis, che in Italia, ma non solo, ha dominato la narrazione, nazionale, che è quella che il racconto che valeva, il racconto autorevole, il racconto autoriale anche, direi, era proprio quello maschile. Perché la cosa strana è che già nel corso dell'Ottocento alcune di queste figure furono strepitosamente famose, anche se poi, come dire, le donne non avevano tutta una serie di diritti e anche se per loro pubblicare era particolarmente difficile. Era poi praticamente impossibile accedere a dei ruoli o delle cariche ufficiali. Beh, nonostante questo, alcune di loro ebbero veramente tanto successo. Penso a Nera, che a Milano, e non solo, fu una scrittrice di successo. Penso a Matilde Serao, che era una sorta di istituzione nazionale. Penso a Carolina, Invernizio. Quindi, voglio dire, la contessa Lara, voglio dire, i nomi che facevano anche molte vendite, quindi non stiamo parlando solo di risonanza culturale, c'erano senz'altro. Il punto è che con una serie di meccanismi tipici della narrazione patriarcale poi sono state via via eliminate, o perché sono state indicate come minori, no? Per principio la letteratura femminile è una letteratura o rosa o di genere o comunque minore, oppure perché, come dire, quel racconto che veniva fatto, il contenuto del racconto, veniva considerato irrilevante. Ti cito solo un esempio. Enrichetta Caracciolo, che è un straordinario personaggio del nostro Risorgimento, una mazziniana, ne ha vissute di tutti i colori, ex monaca, racconta subito dopo l'Unità d'Italia, nei I misteri del chiostro napoletano, la situazione incredibile, devastante che si creava all'interno dei nostri monasteri e conventi perché la monacazione era forzata, perché le monache che erano all'interno erano delle ragazzine che erano state costrette a monacarsi. Il libro I misteri del chiostro napoletano ebbe un grande successo, fu uno dei bestseller dell'Italia Unita, dopodiché però quella narrazione è stata considerata veramente molto irritante in un paese che rimaneva non solo cattolico, perché cattolico in sé potrebbe anche non significare molto, ma sotto il dominio di una chiesa che ha rifiutato di chiedere scusa alle donne per definizione, ma ha rifiutato, come dire, il processo di emancipazione femminile e anche la denuncia degli abusi che commetteva,
fino a tempi recenti. Inutile che io citi la pedofilia, ma insomma anche tutto quello che è avvenuto nelle case, nel Magdalene dell'Irlanda, racconta bene, no? questo problema, questa difficoltà della Chiesa ad ammettere i soprusi che sono avvenuti nelle istituzioni delle donne. E quindi adesso invece qual è la scrittrice più conosciuta? Ma guarda, in realtà... Qualche scrittrice donna c'è senz'altro. Sì, allora io devo dire che invece c'è stata una grande rimonta femminile anche in Italia e devo dire che sono felicissima di vedere Michela Murgia nelle primissime posizioni perché, voglio dire, i suoi libri sono a parte scritti benissimo, ma insomma vanno subito a colpire il segno. Però anche scrittrici più giovani, penso alla Silvia Avallone, poi la Teresa Ciabatti, comunque voglio dire, mi sembra che si sia creato... Pensa anche ai bestseller della Susanna Tamaro all'epoca, ormai sì, erano passati una ventina d'anni. Pensa alla fama, tu citavi l'Alda Merini, una fama forse in questo momento è il poeta più conosciuto in Italia a livello popolare. Quindi voglio dire, la rimonta è stata notevole e io direi a me personalmente piace moltissimo Melania Mazzucco. Fra le altre e quindi secondo me la rimonta c'è stata e credo che sia definitiva stavolta. Senti, molto spesso i libri diventano film. Non è successo per tutte, sempre mi hai parlato di alcune scrittrici, non è successo per molti libri scritti da scrittrici donne. Sì, questa è un'altra cosa curiosa perché invece le trame si sarebbero prestate benissimo. Io devo dire che avrei visto assolutamente come film Le quattro sorelle di Wieselberger di Fausta Cialente, che fra l'altro è uno dei libri italiani che preferisco. Ci sono alcune eccezioni, il primo è anche direi fatto bene, e L'Agnese va a morire dal libro di Renata Viganò, è stato tratto un film che non ha la forza del libro, anche perché poi l'interprete è una bella donna, mentre la cosa interessante è che Renata Viganò sceglie una signora anziana, sovrappeso, che tutto ha fuorché le grazie della protagonista, però insomma Agnese va a morire è un bellissimo film. Non è stata fatta invece una bella versione della storia di Elsa Morante, e quale libro più della storia di Elsa Morante si sarebbe prestato? Secondo me si sarebbe prestato anche benissimo Lessico familiare di Natalia Ginzburg e anche alcuni libri di Alba de Céspedes, che pure è stata sceneggiatrice, e quindi come dire, alcune delle opere, delle cose scritte da Alba de Céspedes sono effettivamente delle sceneggiature. Mi viene da pensare che di Grazia Deledda qualcosa si è fatto in televisione. Canne al vento, c'è in un'edizione televisiva. Un'edizione televisiva che non è male, devo dire. Senti, ma le donne, quindi in questo momento, che ruolo hanno? Cioè, ci si parla tanto di donne, anche di questione femminile, cose del genere, però in questo momento le donne sembra che arretrino. No, al contrario, le donne stanno incredibilmente avanzando. Questa dell'arretramento è veramente una falsa concezione, e la cosa che mi dispiace è che spesso venga data dalle stesse femministe. E in questo non so se c'è dentro una componente anche personale, che uno pensa che i propri 20 anni siano stati l'epoca d'oro dell'umanità, e quindi quando non si hanno più 20 anni si pensa che il mondo vada peggiorando. La verità è che le donne in Italia non sono mai state così in vista come lo sono oggi, non hanno mai avuto incarichi di rilievo come lo sono oggi. Fra l'altro è proprio notizia del giorno la nomina direttore stabile dell'orchestra in Sicilia di una prima direttrice d'orchestra, perché per esempio la musica era uno dei settori, come dire, in questo meno avanzati. La visibilità della stessa Venezzi, che si fa definire direttore anziché direttrice, però comunque è una direttrice, perché comunque io uso l'italiano, quindi la chiamo al femminile, è una direttrice invece finalmente visibile. Ma anche se è stato molto deludente, devo dire, il governo Draghi per due motivi, sia per il numero limitato di ministre, ma comunque non è che i precedenti governi ne avessero molte di più, sia perché nel piano, il piano di rilancio del paese, si parla ancora di inclusione, che è una cosa pazzesca, nel senso che comunque... Noi siamo la maggioranza della popolazione, al limite saremo noi a dover includere gli uomini.
Detto questo, cioè a parte le delusioni politiche e a parte anche la grande delusione che nelle grandi città non si stanno candidando delle sindache donne, non è che la condizione femminile si esaurisce nella politica. Registro che invece non c'è mai stato un numero così alto né ai vertici delle aziende né delle istituzioni, sia quelle accademiche che delle altre istituzioni, un numero così grande di donne, né nella ricerca. Devo dire che lo stesso Covid ha messo in evidenza quanto sono numerose attualmente le donne nella ricerca, e fra l'altro in questo stranamente l'Italia è più avanti di altri paesi. Poi, insomma, ricordo che fra le varie cose, a parte un ministro per l'università e la ricerca donna, che era un'ex rettrice della Bicocca, adesso c'è anche una rettrice alla Sapienza di Roma. Dopo 780 anni, credo, una cosa di questo genere, mi sembra un risultato notevole. Senti, ma quindi quello che si dice, che molte femministe si lamentano del fatto che invece le donne in realtà stanno arretrando, ma forse non è vero, loro sentono questo. No, non è vero, non è vero da un punto di vista economico, statistico. Io credo che sia veramente una falsa percezione legata a due cose. Certo, due cose positive. Certo che volevamo andare più in fretta, nel senso che io stessa, io sono nata nel 66, ho visto a casa mia, come dire, i movimenti degli anni 70, le riunioni e le speranze delle femministe negli anni 70, sono cresciuta entrando via via nelle battaglie per l'aborto, eccetera, eccetera. E quando sono approdata al mondo del lavoro, ed era già il 1989, pensavo che il più fosse fatto e mi sono accorta che invece era tutto da fare sul mondo del lavoro. Ecco, secondo me c'è stata un po' questa falsa percezione qui, nel senso che le aspettative erano tante, ma quel gruppo di elite era un gruppo che forse aveva una visione troppo ristretta di quello che accadeva alle altre donne in giro per l'Italia. Quello che secondo me invece è radicalmente cambiato, appunto, è innanzitutto l'accesso delle ragazze alla formazione alta. Ancora quando io ho fatto l'università, le ragazze erano in minoranza, non solo nelle materie scientifiche, ma addirittura in quelle più letterarie, e questo è cambiato radicalmente. Ma soprattutto nei posti di lavoro, cioè io ancora mi sono, la prima volta che sono entrata alla Gazzetta dello Sport nell'estate del 1988, eravamo due stagiste e c'era una giornalista assunta. Adesso la situazione è molto cambiata anche appunto in vecchi domini maschili, quindi questa è una falsa percezione. La seconda cosa è che, come dire, l'emergere di fenomeni gravi come quello della violenza dà l'impressione che siano più diffusi. In realtà sono più emersi, per cui la violenza contro le donne è strutturale alla nostra società, e non dimentichiamo che fino al 1981 era praticamente anche impossibile, era molto difficile punire un uomo che avesse ucciso sua moglie, perché gli veniva, quando non veniva assolto, al massimo gli delitto si davano onore. Delitto onore qualche anno. Quindi, come dire, è stato l'emergere di una nuova mentalità che ha reso il fenomeno molto evidente. Questo vale anche per l'omofobia. Non è che l'omofobia è di oggi, l'omofobia è di un sistema tradizionale e patriarcale, e adesso che si vede quanto la nostra società sia violenta contro gli omosessuali. Senti, ma il giornalismo, la donna nel giornalismo, fino agli ultimi tempi non aveva una grande visibilità, non c'erano molte donne giornaliste. Mi pare che sia stata la Repubblica stessa a portare molte più donne nel giornalismo stesso. Perché le donne, che peraltro otterrebbero un lavoro assolutamente qualificato per loro, non erano prese in considerazione fino agli ultimi tempi? Allora, beh, no, la Repubblica, devo dire, non ha grande... Sì, sì. No, io conosco il Corriere della Sera, però in realtà... Sì, e quindi sembra che parlo pro domo mea, ma in realtà il Corriere ha due vice direttrici donne, mentre appunto la direzione ancora non è stata, diciamo così, conquistata. Repubblica invece ai vertici ha avuto meno donne. Forse ha avuto una presenza maggiore in redazione. In redazione. Direi che, allora, per quanto riguarda le donne giornaliste,
La storia italiana è curiosa perché noi abbiamo una delle prime direttrici al mondo che si chiama Elisabetta Caminer, che addirittura risale al Settecento, quindi noi sono i strani primati italiani, per cui non so, abbiamo le prime laureate, una delle primissime direttrici di giornali, e non di un giornale femminile. Elisabetta Caminer diresse una gazzetta veneziana, veneta, assolutamente per uomini e per donne, anzi più per uomini probabilmente. Dopodiché il problema è stato che il giornalismo femminile è stato concepito per lunghissimo tempo non come un hobby, non direi proprio un hobby, ma comunque come un'attività quasi a latere, per cui gran parte delle giornaliste erano delle collaboratrici. La prima donna in assoluto ad essere assunta fu assunta nel secolo XIX ed era la Flavia Steno alla fine dell'Ottocento, e poi fra l'altro appunto lei divenne corrispondente di guerra. Ma io parlavo prima dei divieti imposti alle donne, era vietato alle donne italiane raggiungere il fronte, per cui lei dovette scrivere sotto una serie di pseudonimi, quasi tutti maschili, altri che erano non comprensibili di che sesso. Questo per dire come c'erano degli ostacoli reali, cioè venivano tenute lontane da una serie di posti importanti. Dopodiché è arrivata l'assunzione della Borgese, come dire, le assunzioni sono state lente delle donne, con direi un cambio radicale proprio negli anni 90. Dagli anni 90 la professione si è andata femminilizzando, mi viene anche da riflettere sul fatto che, come spesso accade, si è andata femminilizzando mentre perdeva potere, sì, e rilevanza sociale, quindi un po' come l'insegnamento, laddove le professioni tendono a diventare meno importanti, tendono anche a femminilizzarsi, però insomma, sì, comunque il fenomeno c'è stato. Vediamo come la scuola, per esempio. Senti, invece per quello che riguarda la politica, anche in Italia è indietro anche nel mondo della politica, dal punto di vista femminile, ci sono poche donne, almeno che siano leader di partito o che nel partito non siano state solamente cooptate dai vertici. E perché questo succede secondo te? Allora, innanzitutto noi siamo... Sì. No, allora, noi intanto siamo arrivate tardi al voto rispetto, per esempio, paesi, all'Inghilterra. Noi l'abbiamo avuto nel 45, però... è ovvio che questo non basterebbe, nel senso che nel frattempo di anni ne sono passati parecchi, anche perché poi appunto comunque nell'Assemblea Costituente c'erano 21 madri costituenti, appunto, che era un numero alto che poi andò diminuendo. Allora, cosa è successo? È successo che il ritorno all'ordine, chiamiamolo così, del secondo dopoguerra ha avuto due complici che hanno lavorato molto bene insieme, cioè il Partito Comunista e la Chiesa Cattolica, che condividevano una morale assolutamente tradizionale e conservatrice per quanto riguardava le donne. Io già ricordo che già dal 25 aprile alle donne era stato vietato, come dire, di sfilare nei cortei della Liberazione. Insomma, il ritorno a casa era stato imposto già dai partigiani. Quindi, come dire, è stata una ripartenza lenta, di fatto, come dire, dopo un declino negli anni del dopoguerra si è ripreso a vedere donne in politica negli anni 70, con ovviamente tutta una serie di eccezioni, perché poi le madri costituenti erano rimaste, con dei personaggi formidabili, una per tutte, la Tina Anselmi. Io credo che la sua commissione sulla P2 resta uno dei punti più alti e migliori della nostra politica, così come il suo ministero per la sanità e così come tutto quello che aveva fatto la Lina Merlin. Quindi là dove sono state presenti hanno rappresentato delle punte di eccellenza, penso alla presidenza della Camera di Nilde Degliotti e così via. Detto questo, a tenerle lontane sono state, innanzitutto una concezione della politica, come dire, che è quasi una concezione calcistica, cioè di una squadra maschile anche, come dire, a tempo pieno, ma a tempo pieno nel senso deteriore, nel senso che significa appunto quella politica delle relazioni, no? Quando le inglesi scherzano che le decisioni vengono prese al pub o peggio nei bagni del pub, no? In qualche modo intendo proprio questo, cioè fuori da quelli che sono i canoni ufficiali della politica. Se sei fuori da questi canoni, perché non sei dentro i circoli di Confindustria, perché non giochi a golf, perché non hai contatti alla RAI, eccetera, eccetera, fare politica diventa veramente complicato. E adesso
come si sta muovendo il mondo della politica. Peraltro, la cosa strana è che proprio i partiti di sinistra sono quelli che hanno poche donne in politica, o quantomeno poche donne in rilievo, messe in rilievo in politica. Beh, sì, ovviamente c'è questa figura, direi anomala, della Meloni, per Giorgia Meloni. Dico anomala perché è inutile negarlo: la tradizione della destra estrema italiana è una tradizione maschilista. Poi devo dirti, io sono laureata proprio con una tesi su donne e fascismo, e devo dire che già il fascismo, pur con una legislazione fortemente punitiva, non solo una legislazione fortemente punitiva delle donne che venivano anche cacciate dalle professioni, escluse dall'insegnamento universitario, dai licei, eccetera, eccetera, e da una mentalità, no? Le donne come fattrici di figli, pur in questo contesto, aveva portato però degli avanzamenti che uno non si aspettava. Cioè, due sostanzialmente. Durante il fascismo c'è stata la grande avanzata delle maestre, e quindi l'insegnamento primario è passato in mano alle donne. E poi c'è stata un'altra cosa strana, cioè le donne, il fascismo ha convinto le donne a marciare in piazza senza l'autorizzazione del prete, del marito, che può sembrare una banalità, però Non già è i una socialisti, bella, ecco, certo. già i socialisti avevano delle difficoltà a far marciare le donne autonomamente rispetto ai loro mariti. Quindi, come dire, le contraddizioni. E poi, per esempio, il fascismo ha avuto alcune figure, penso a Maria Pasquinelli. Maria Pasquinelli è stata la prima terrorista italiana, direi, cioè la donna che all'indomani del trattato di pace ha ucciso il capitano delle forze alleate a Pola il 10 febbraio del 47. Beh, lei era una maestra fascista che aveva tentato anche di andare a combattere, che aveva stretto dei legami con la decima Mas, cioè c'erano state anche nel fascismo delle figure femminili un po' diverse. Direi che in qualche modo la Meloni ha raccolto questa contraddittoria tradizione, che però rimane evidentemente contraddittoria. La sua vita personale è una vita sicuramente all'insegna dell'innovazione, ma quello che si tira dietro è un patrimonio tradizionale. Quindi, voglio dire, è difficile capire come tutto questo si tiene insieme. Così come è difficile capire come anche un altro partito come Forza Italia, che aveva un rappresentante per antonomasia, come dire, maschilista nel modo più antico dei tempi, però ha scelto delle Abbiamo molto donne, portavoci donne, certo, è vero. ha tirato fuori una politica come la Carfagna, che ha fatto una legge anti-stalking, che secondo me è una delle più avanzate, quella della Mara Carfagna in assoluto. Voglio dire, stranamente, ecco, la Lega no, la Lega, ecco, resta saldamente maschilista, saldamente tradizionalista. Devo dire che la Lega è quella che di più ha ereditato il virilismo mussoliniano, no? Cioè, che è proprio un virilismo di esibizione dei bicipiti mentre si taglia il grano, mentre si falcia il grano, unendo insieme, no, queste componenti anti-intellettuali per eccellenza, populistiche per eccellenza. La sinistra italiana sconta, viceversa, appunto, anche lei le sue contraddizioni del dopoguerra, cioè un partito comunista che non ha amato le donne e che comunque si è lasciato tirare dentro dalle grandi battaglie per il divorzio e per l'aborto, per la riforma del codice famiglia, dalle forze invece laiche e più socialiste, che però nel nostro paese sono risultate sempre, come dire, un po' all'Italia e un po' di minoranza, insomma. Per cui, vabbè, siamo un paese contraddittorio così e ci tiriamo dietro tutte queste contraddizioni. Ma qualche cosa cambieranno anche nel nostro paese, sta cambiando probabilmente anche grazie alle nuove generazioni e a quello che è stato seminato finora da quelli che l'hanno preceduto. Sì, e io direi che una delle cose interessanti è che le donne si stanno impossessando, le ragazze si stanno impossessando di altre agende, perché il punto è uscire dal fatto che le donne si occupano di temi femminili. Femminili. Certo, in questo ha aperto la strada a Emma Bonino, che ha iniziato, come dire, con la battaglia sull'aborto. Lei, come dire, la battaglia dell'aborto è stato il suo grande debutto Divorzio. politico, però poi si è spostata su Certo. altri temi di difesa dei diritti civili. Credo che la battaglia ambientalista, che vede le ragazze assolute protagoniste, sia il segno di questo cambio di passo. La nuova generazione non solo è costituita un buon numero da donne, ma di donne che impongono o propongono una loro visione del mondo a 360 gradi e un'agenda su un'agenda anche molto avanzata come quella ambientalista. Che sarà probabilmente
l'agenda che ci porterà nel futuro, probabilmente, anche non nel futuro remoto, ma nel futuro prossimo, perché ci sta cambiando questo. Senti, ti ringrazio Valeria, ti ringrazio molto. Ricordiamo il tuo libro, sulle letterate italiane, e ci sentiamo presto. Spero di rivederti prossimamente e sapere qualcosa di più di te. Un saluto Grazie davvero. a Carlo. Ciao, a presto. Grazie davvero. Ciao.